Raggi ha perso, ragazzi, da qua ha perso. Che ha vinto. La Raggi ha perso. La Raggi ha perso, la Di Pillo non pervenuta e adesso sarà, dovrà pervenire in aula. E i dati sono dati, l'analisi è quella. Adesso poi magari vi diranno che hanno vinto, però circa un anno fa qui avevano circa il 77%, ora sono al 59%. La nostra battaglia è cominciata e quell'avviso di sfratto che ho spesso ripetuto sarebbe avvenuto ad Ostia è cominciato ad arrivare. Se voi vedete i voti all'idroscalo, noi abbiamo perso, loro hanno credo acquistato circa 1.000 voti, 800.000 voti. L'idroscalo è Nuova Ostia, lì dove praticamente sono rappresentati soprattutto i voti di Casa Pound. A noi gli inciuci non ci sono mai piaciuti e questa è la dimostrazione. In questo modo avrebbe il titolo, il voto degli Spada è andato alla Di Pillo. Beh, penso proprio di sì. Secondo me dovrebbero mettersi al lavoro e da oggi cominciare a lavorare finalmente. Non l'hanno fatto fino adesso, non l'hanno fatto in consiglio comunale, oggi loro dovrebbero dare un contributo per far rinascere questa città. Non è il giorno delle polemiche, è il giorno di festeggiare questa grande vittoria e l'effetto positivo che la sindaca Raggi veramente ha dimostrato di dare a questo territorio. Si è parlato di mafia a Roma, di mafia Ostia in queste settimane, il problema obiettivamente rimane, non è che finisce il Movimento oggi. 5 Stelle l'ha sempre combattuta la mafia e continuerà a combatterla. Qualcun altro probabilmente è stato in silenzio quando invece doveva parlare. Da parte mia si dice che è un crollo, poi hanno comunque totalizzato come capita in queste circostanze, ancora è così evidentemente in Italia, tutto il voto degli esclusi dal primo turno, tutti coloro che sono stati esclusi, quindi la sinistra istituzionale, quella del PD, la sinistra gruppettara e radicale di Ridonno e dei centri sociali e tutti gli altri hanno comunque fatto convergenza sulla Di Pillo, hanno ritenuto la Di Pillo più credibile, che volete che vi dica, e Casa Pound anche, perché i numeri sono numeri. Adesso dimostreranno quello che valgono. Mi sento di fare gli auguri alla Di Pillo perché adesso dovrà dimostrare quello, finalmente si confronterà in consiglio. Io chiaramente farò un'opposizione che è un'opposizione ferrea perché rappresento veramente tanti e tanti cittadini. Questo è, io porterò in consiglio la competenza. E quindi insomma il confronto che non c'è stato al ballottaggio soprattutto ci sarà in aula consigliare. Questa campagna elettorale nella seconda parte invece ha assunto comunque i toni di una fiction, non ha fatto comprendere ai cittadini quello che in realtà erano i giusti contenuti, i giusti programmi dopo 2 anni di commissariamento.